Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi realizzeremo dei simpatici contenitori porta caramelle o porta anelli mini da poter mettere nelle vostre borse. Materiale corrente per questa attività è la colla OHU, delle forbici, della minuteria, dei fiori o dei cuori di legno, il collo di una bottiglia di latte di succo di frutta e diversi tappi. Dopo aver tagliato dalla nostra bottiglia, appunto di latte di succo, il collo della bottiglia, andiamo ora a scegliere il tappo che più ci piace. Io preferisco prendere due tappi dello stesso colore. Quindi prendiamo il primo tappo ed avvitiamo, perché il primo lo riusciamo ad avvitare. Ora prendiamo le forbici e tagliamo questa parte in eccesso. Dopo aver tolto questa parte, la togliamo e cominciamo con l'avvitare questo tappo che abbiamo scelto. Lo avvitiamo e lo sistemiamo. Il secondo tappo, che va a chiusura del nostro contenitore, dobbiamo attaccarlo con la colla. Quindi prendiamo il tappo scelto, intorno mettiamo un po' di colla, prendiamo il nostro contenitore e cominciamo a fare una pressione così. Lasciamo prendere un po' in posa. Per ricordarci che questa è la parte da decorare, qui sopra svitiamo e andiamo ad aggiungere le nostre decorazioni scelte. In questo caso io ho scelto un fiore, prendiamo un po' di colla e l'andiamo a inserire qui sopra il nostro tappo. Lasciamo far presa. Una volta fatto questo, possiamo prendere quello che abbiamo deciso di inserire all'interno del nostro contenitore. Se abbiamo deciso di mettere i nostri Smarties, andiamo ad aprire il pacco degli Smarties e andiamo appunto a inserire le nostre caramelle all'interno. Una volta inserito questo, chiudiamo e abbiamo un contenitore pronto, sempre all'interno. La nostra attività è conclusa, abbiamo realizzato questo simpatico contenitore che contiene le nostre caramelle, ma possiamo utilizzare anche altri contenitori. Questo contenitore, decorato con queste appunto decorazioni luccicanti, contiene degli anelli. Quindi ora vi divertite come più volete, divertitevi nel scegliere il colore e come realizzarle. Il nostro video è concluso, vi aspettiamo per i prossimi tutorial, iscrivetevi qui sotto, alla prossima, ciao!